Ti vuoi più vicino? Niente, no, che non siamo mai venuti qua. Scavare, tu sei già venuto qua? Ah, sì, quando ero piccolo. A Borriano. No, siamo venuti qua per, a trovare il Cesare, logicamente, e comunque a passare una giornata da cercatori hobbistici, senza dover raccogliere per forza le grammate, con la nostra canalina piccolina, e voglio utilizzare oggi la Skipper Evolution, perché l'ho inventata ma l'ho utilizzata solo due volte, e allora voglio proprio utilizzarla in questo contesto, perché abbiamo lo scavo vicinissimo all'acqua, quindi non dobbiamo portarci dietro setacci, utilizziamo il nostro Skipper Evolution. Sarà una giornata di divertimento. Cavolo, vediamo cosa uscirà fuori, dai. Secondo me escono delle patelline. Le patelline sono quelle grandi quanto un'unghia a forma di monetina. E adesso è proprio quelle che stiamo andando in cerca oggi. Le patelline. Andiamo a prendere le patelline. Andiamo a prendere. Allora, la diga l'abbiamo fatta, una bella digona, andiamo a farla funzionare adesso, questa qua che è una bestia. C'è bisogno di acqua. Ecco qua il salto che abbiamo creato, quindi un bel saltone. Molto facile trovare qua sull'elbo questi punti. E poi eccola qua. Qua apriamo, va, che bella corrente. Ok, questo qui è il flusso. Stringiamo e andiamo a creare la diga, lasciando passare giusto un centimetro, questa è la velocità. Stringiamo i morsetti di modo che non si muove la diga, e qua ci andiamo a fare il bagnetto al materiale che andiamo a pescare. Ok. Troppo rapido, con il tappano che mi rompe il c***o. Adesso qui siamo veramente al minimo dell'acqua, se il flusso siamo proprio al minimo, però lavo ugualmente. Qui tengo due dita d'acqua, volendo aprendo la diga sì, usiamo un pochino più d'acqua, come in questo caso ne vogliamo aggiungere un pochino di più. Ecco, apriamo leggermente la diga così magari c'è più corrente. Vedi che c'era un po' poca, poteva essere anche più abbondante in modo da riempire la vasca, però si lava ugualmente. Chissà se si è fermato qualcosa di là. E abbiamo trovato la pendenza giusta, che è una buona cosa, il flusso è leggermente scarso, però si lava ugualmente, leggermente più lenti. Adesso siamo alla fine di questo secchio, ti faccio vedere poi cosa si ferma nonostante la turbolenza che si crea. Vediamo se si è fermato qualcosa sotto. No. Abbiamo sono qualcosa, eh? Se no sono andate via quelle grosse, ce n'era una grossa. Io non ce ne vedo. Riprendiamo anche di qua. Qua per esempio adesso, siccome stiamo andando a fare gli altri secchi, per non tenere la corrente alta, che magari può lavare via le trappole, cosa che non succederà mai con questi trappoloni, però si può anche chiudere la diga. Noi la chiudiamo, non facciamo più passare l'acqua e così non si muove niente. Quando poi torniamo con il secchiello, l'apriamo e facciamo passare l'acqua. Ok, per il momento teniamo la chiusa così, che quest'acqua non rovina, non porta via niente. Siamo giunti
al termine della giornata. Questo è lo scavo, ho fatto un bel buchino, sarà lungo da coprire e tra poco vedremo come hanno lavorato due diverse canaline, la Joker e la Skipper Evo in fondo. Vediamo come hanno lavorato scavando dallo stesso buco. Proviamo a fare una comparazione delle trappole di come lavorano le due canaline. Scavando in due nello stesso buco. Scavando in due nello stesso buco. Io i miei secchi e tu i tuoi secchi. Vabbè. Così almeno capiamo il potenziale dell'attrezzatura e del sistema più che dell'attrezzatura, perché le trappole sono uguali poi alla fine. Andiamo avanti. Fermano le pagliuzze e non solo le pagliuzze, anche le trote. Qua abbiamo fatto lo scavo, per il momento lo lasciamo aperto perché domani torniamo o eventualmente lo lasciamo al Cesare, che tanto è qui, magari un paio di settimane riesce a raggiungere questo punto. E comunque, come potete vedere, c'è le montagnette, poi si scava e si ricopre come sempre, a differenza di quei... E andiamo a farglielo vedere. A differenza di quei magnoloni lì di buche che non si può veramente camminare, ragazzi. Poi io vedrò quanto. È veramente pericoloso, guardate. Cioè, guarda che entro dentro io. Sì, fai vedere. Vedere. È bello, può spezzarsi le gambe. Cioè, lì ci si spezza le gambe. Cioè. Adesso non so se si può vedere la prospettiva con una videocamera, ma... c'è un metro di dislivello. Vai, entra nella buca. Missione NASA sulla Luna. Guardate qua, non si può. Ma cosa serve? Cosa ci vuole a ricoprire? Come li hai spostati lì, rimetti, cazzo. Già, io stanotte... stanotte dormo qua. Vuoi che ti copro? Allora, come avevamo detto prima, Ale, tu pulisci quella e io pulisco l'altra e vediamo il quantitativo. Questa carine, ok, prendi il ciucciometro, no, il ciuccino, che tiriamo su queste patatine e vediamo cosa abbiamo fatto nella mia.
vedere sto concentrato. E allora dai, andiamo a vedere cosa c'è sotto. Alzati e cammina. Allora ragazzi, credo che la skipper ha lavorato molto molto di più. Ecco. Abbiamo stabilito che con la Skipper Evolution si fa il doppio del materiale praticamente. Cosa pensi, Ale? Eh sì, lavi più roba, lavi più velocemente. Effettivamente sì. Effettivamente sì. Ma manca l'appello, quello che avevo succhiato col cicciotto. Ah, ok. Comunque prendi il cicciotto. Controllare. Vabbè, ma a sto punto mettiamo tutto insieme, boh. Vediamo adesso. E allora, se era già pulito, facciamo così. Si deve fanno tac. Sì, sì. Sì. Il secondo lavaggio con la White Shark. Sorprese, perché proprio non le vedi nelle mille righe, si fermano quelle è solo che bisognerebbe avere un ciucciotto che meriti per... non roba cinese. No, perché le sporche ancora? No, c'è la calamita dietro. Non rimane neanche un granello. Invece queste le metto in un vasetto quest'inverno. Sotto olio. Le metti sotto olio. Le metto sotto olio per quest'inverno, quando non si può venire. E... ah, già, certo, certo. No, no, le lascio qua. Le metto in un barattolo. Così te le fai tranquillamente nel tempo. Sì. Sì, 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 col bicchierino, sì, col piatto. Certo, 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 certo. Ah, va che fanno su e giù. Oh, ma come ciuccia bene sto ciucciotto, eh? Va che ce ne sono alcune che vogliono scappare. Sì. Ok. Cino Gold Diggers. E voi, io ci bloccherei perché seguiamo proprio il sole. Abbiamo il sole in faccia. Il sole in fronte, come a Napoli. O sole mio sta in fronte a noi. Allora ragazzi, ma perché la notizia? Se no, perché si vede la buca. Vabbè, guardiamo in giro. Allora, abbiamo finito la giornata e abbiamo lavorato con la Joker, la canalina lì bella con due tipi di trappole, e poi abbiamo lavorato con la Skipper Evolution con i due cestini che sono là, sono ancora nel fiume, sono ancora nel fiume. E abbiamo constatato effettivamente che lavorando nello stesso buco con un ritmo andante, insomma, con le stesse pause, praticamente ci siamo fermati a mangiare il panino, ci siamo fermati una volta a fumare una sigaretta. Sì, stesse pause. Stesse pause. E abbiamo constatato che con la Skipper Evolution l'oro era il doppio, quindi praticamente ha vagliato il doppio del materiale. Lavorato una volta e mezzo più velocemente. Sì, il motivo qual è? Che nel frattempo che Alessandro si facciava il materiale da versare nella canalina classica, io avevo già trasportato due cestelli da lavare. Quando io tornavo
Alessandro aveva il cestello pieno per andare a lavare sulla canalina, sulla Joker. Quindi io perdevo il tempo a setacciare e tu setacciavi direttamente. Mentre facevi un secchio di quelle dimensioni, io facevo due cestini di quelle dimensioni. Esatto. E alla fine il risultato è il doppio del materiale. Setacciato, vagliato e si è visto anche dall'oro. Perché abbiamo scavato lo stesso buco. E quindi abbiamo fatto anche questo test. Sì. Abbiamo preso delle belle pagliuzze. Sì. Ce le portiamo a casa. E adesso smontiamo. Lo salutiamo. Ciao Diggers.